Il gruppo CIDAT è il più importante centro diagnostico polispecialistico convenzionato della ASL Umbria 2. Garantisce qualità particolarmente elevate nelle prestazioni di diagnostica per immagini. Cosa ti porta fin qui? La continua ricerca della bellezza? Una tecnologia che segue la tua immaginazione? O semplicemente la voglia di non fermarsi? Nuova GLC, il tuo posto nel mondo. Possiamo cominciare, prego. Prego. Sì. Mister, terzo 0-0 di fila di seguito, quanto per voi non ti capitava in carriera? No, penso... Penso sia la prima volta, penso sicuramente che, ora a memoria sicuramente tre partite senza segnare, le mie squadre non era mai capitato, anche le più scarse, però diciamo che quello che è importante secondo me oggi è sicuramente il avere questa quadratura, perché è quella che anche magari nei momenti difficili ti fa portare a casa il punticino, che oggi magari non lo vediamo, ma sicuramente più avanti ne terremo di conto di questi tre pareggi che sono venuti, no? Perché a volte bisogna cogliere anche i momenti e pensare che forse potevano essere anche delle sconfitte. E invece il fatto che questa squadra, soprattutto nelle quattro partite, quattro scontri diretti, perché noi prima della vigilia, prima di Benevento, parlavamo di scontri diretti per vedere il reale valore della Ternana. Beh, il reale valore è che noi ce la giochiamo con tutti e concediamo pochissimo agli avversari. Anche Genoa, diciamo, tutto ciò che ha prodotto qui non è riuscito a farlo, quindi questo vuol dire che oggi siamo una squadra quadrata. Oggi Brescia, che è una signora squadra, è venuta secondo me col chiaro intento di portare a casa un punticino. Questo la dice lunga su quella che è anche il rispetto e la considerazione degli avversari verso di noi quando vengono a giocare in questo campo. L'anno scorso non accadeva, noi l'anno scorso abbiamo visto un altro Brescia venire qua a giocare a viso aperto, essere diciamo molto sicuro di se stesso. Oggi le squadre che vengono qui vengono molto abbottonate, tutte dietro linea palla, e questo è sicuramente un merito della Ternana. È ovvio che dobbiamo cercare di essere più pratici, perché anche oggi nel primo tempo due situazioni per andare in vantaggio e mettere la partita come meglio ci si addice l'abbiamo avute. Dobbiamo cercare di essere un po' più concreti, ecco, perché se noi si riesce ad andare in vantaggio sicuramente le partite sono diverse. Mister, diceva lei, la cosa positiva naturalmente la solidità difensiva, insomma, che è evidente all'inizio del campionato, adesso è sempre più evidente. Di contro ci è sembrata una Ternana un pochino meno spensierata, ecco, abbiamo usato questo aggettivo, dalla cintola in su. È perché c'è qualche appannamento di qualche singolo che magari fa un pochino più fatica a trovare lo spunto, la giocata? Ve la posso fare io la domanda? Ma voi la valutazione sugli avversari la fate ogni tanto? Posto no? Che chiaramente l'avversario è importante. Cioè contro chi giochiamo? Certo, lo vedete o lo vedo solo io? Perché io vedo pareggiano tutti. A parte il Frosinone, io vedo pareggiano tutti, ogni settimana ci sono tanti pareggi, quindi vuol dire che c'è un campionato. L'intenzione della Ternana di fare un campionato alta classifica ci impone. L'intenzione della Ternana, è quella di fare meglio dell'anno scorso. Okay. E direi che tutti i parametri sono già chiarito verso l'alto. Okay. Grazie. Niente. Le soste sono state sempre importanti, mi sembra, anche l'anno scorso. L'anno scorso ci fu il Covid, la sosta più importante, non abbiamo potuto fare quello che sappiamo. Come la utilizzerai questa sosta, se ci vuoi anticipare qualcosa, un lavoro particolare? No, noi intanto quello che dobbiamo, che vorremmo e che siamo sicuri è che recupereremo un po' di giocatori che qualche problema l'hanno avuto, compreso Koulibaly, che per noi ha un peso, che poi anche, vedi, poi piano piano che vengo
siccome io non sono solito trovare alibi, no, e allora va sempre tutto in cavalleria, però noi rispetto alla formazione inizio campionato abbiamo fuori due pedine fondamentali che sono Capuano e diciamo e Koulibaly, che ha caratteristiche diverse rispetto a tutti gli altri centrocampisti. E ora stiamo anche bene, perché c'è stato dei momenti che contemporaneamente erano fuori Donnarumma, erano fuori Pettinari, erano fuori altri giocatori, quindi mi piacerebbe vedere anche le altre squadre, quando magari gli mancano 4-5 giocatori di questo valore, se riescono a esprimersi sempre nella stessa maniera. Però noi abbiamo sempre detto che quando abbiamo delle assenze sono per gli altri, sono delle opportunità. È chiaro che ci piace, come tutti, avere sempre la formazione al completo, perché se si ha più possibilità di scelta è sempre meglio. Però noi onestamente siamo fiduciosi, perché le risposte che a noi servivano in questo inizio di campionato e soprattutto negli scontri diretti, perché anche oggi in questa giornata secondo me ci sono stati, come valori tecnici, sono stati 10 scontri diretti, perché Venezia, anche se ha perso con la Regina, non è inferiore tecnicamente alla Regina, probabilmente è un pochino più in difficoltà della Regina dal punto di vista mentale, ma ci sono delle squadre che sono fortissime, quindi a me dispiace, cioè da una parte mi inorgoglisce, dall'altra mi dispiace se il nostro modello di riferimento è ancora il campionato di C1, dove la Ternana strapazzava tutti, e mi dispiace perché la Ternana ha fatto tanti anni la Serie B e quindi dovrebbe conoscere molto meglio di tante altre piazze quello che è l'equilibrio solito di questo campionato da quando esiste, e quello che è l'equilibrio di questo campionato in special modo quest'anno. Quindi io ripeto, noi siamo soddisfatti, perché per noi l'esame è superato di queste 5 partite. È chiaro che ora dobbiamo cominciare a lavorare per migliorare la concretezza e le difficoltà che incontriamo nel riuscire a creare, perché spesso ci intestardiamo di voler andare per vie centrali, e invece, come noi siamo la prima squadra per intercetto di palloni, la media è di 37, noi viaggiamo a 43-44 palloni intercettati a partita, ma non è che siamo più furbi degli altri, ci lavorano anche gli altri, e quindi noi dobbiamo capire che lo spazio va trovato soprattutto sugli esterni per allargare le maglie delle difese avversarie, riuscendo ad andare da una parte all'altra e nel loro scivolamento poi cominciare a trovare le imbucate centrali. Invece noi purtroppo lo facciamo come primo passaggio quando gli altri, cioè spesso cerchiamo questa soluzione come primo passaggio quando gli altri sono tutti belli schierati e stretti, e ovviamente spesso e volentieri perdiamo i palloni e ci costano delle ripartenze degli avversari. Quindi sicuramente dovremmo avere una migliore gestione di palla e una migliore precisione nel gesto tecnico, perché in questo momento stiamo un po' sbagliando intanto a forzare queste giocate continuamente centrali dove non c'è spazio, e soprattutto a non far prima girare un po' la palla da una parte all'altra del campo per cercare di sfilacciare un po' le maglie, e allora a quel punto lì andare a cercare di fare la giocata in sicurezza. Visto che se ne è parlato ieri in conferenza stampa, Palletti è stato in campo tutta la partita, come l'ha vista? Beh, penso, conoscendo il Falletti, che abbia ovviamente ancora ampi margini di miglioramento, ma considerando che è praticamente da febbraio dell'anno scorso che è fuori e che poi per tutta una serie di motivi diciamo non ha mai potuto fare quel processo di crescita graduale, perché nel mentre aveva recuperato dall'infortunio a ginocchio ci si è messo anche un infortunio muscolare, io sono soddisfatto della sua prova. È chiaro che sono soddisfatto anche del fatto che abbia tenuto 95 minuti, non era nelle previsioni, però purtroppo c'è stato un cambio forzato rispetto a quelle che le cose che volevamo fare, quindi ci siamo giocati un po' una sostituzione, ma direi che ha fatto il suo, ha avuto anche una situazione per far gol con quel tiro deviato. Diciamo che piano piano va riportato sicuramente alla condizione, perché è uno dei giocatori più talentuosi che abbiamo e ci serve nella massima espressione della forma fisica. Mi sa che il cambio forzato è riferito a Di
Tacchio? Sì. E quali eventualmente le problematiche? So, ha accusato un problema all'adduttore, però non so dirvi l'entità, ovviamente, perché è presto. Le sensazioni non erano negativissime, però insomma il ragazzo ha accusato questo problema. Mister, a fine partita c'è stato un colloquio con lei, la squadra e il presidente Bandecchi? Se sì, e se si può dire, che cosa vi siete detti? Ah sì, ma noi lo facciamo sempre, no, cioè, è proprio una routine, volta, è proprio una routine. Per questo, perché abbiamo visto che si è presentato alla stampa perché oggi ha aspettato che quelli fuori finissero di fare il lavoro fisico, perché poi c'era la sosta. Di solito li chiama all'improvviso, li fa rientrare dentro perché lui deve andare via. Stasera era, diciamo, non era di fretta, quindi ci ha dato la possibilità di far finire l'allenamento a quelli che non hanno giocato, e è stato paziente, ha aspettato, e poi ovviamente siamo dilungati quei 10 minuti in più, ma solo per questo motivo qua, niente di particolare da quello che ci dice sempre. Ciao amici, vi parlo dal villaggio di Babbo Natale da Spazio Verde a Terni. Ma è grandissimo! Oltre 3.000 metri quadrati al coperto, con alberi, addobbi, presepi, articoli da regalo, oggettistica. Ma quanta roba c'è! Per una visita in totale sicurezza, leggi il regolamento su www.spazioverdeterni.com, nel villaggio di babbonatale.it o su Facebook, oppure chiamaci allo 0744 24 8105. Siamo giunti oramai a oltre 20 anni di villaggio di Babbo Natale. Quest'anno, ecco, ci sono tantissime novità e vi invito a venirle a vedere. Vi aspettiamo numerosi qui da Spazio Verde nel villaggio di Babbo Natale. Spazio Verde, Terni, strada Maratta Bassa, numero 91.